Giovedì 28 febbraio 2013, a Milano, nell'auditorium di Palazzo Lombardia intitolato a Giovanni Testori, uno dei maggiori esponenti della cultura contemporanea lombarda, si è svolto il workshop di infoprogetto dal titolo Illuminazione, soluzioni d'arredo, arredamento per ufficio e contract. Giunta la seconda edizione, si tratta di un'iniziativa promossa da Action Group. Presente in qualità di relatore anche il professor architetto Gianni Forcolini, della Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Io mi sono rivolto agli architetti spiegando loro quelle che sono le nuove tecnologie che utilizziamo per fare impianti di illuminazione, per costruire oggetti luminosi, apparecchi che siano ad alta efficienza, quindi che consentano di risparmiare energia elettrica, che siano a lunga durata e che consentano di avere una resa estetica di uno spazio, di un oggetto illuminato, come in realtà l'architetto sempre richiede, cioè un valore estetico da assegnare alle cose grazie all'illuminazione. Questo è stato un po' il tema portante del mio intervento e abbiamo parlato di tantissime cose, fra cui i progetti dei miei colleghi, che devo dire tutti molto molto interessanti. Da parte mia ho presentato un mio progetto che riguarda il principale monumento di Milano, cioè il Duomo, di cui è un progetto di cui onestamente vado molto orgoglioso, perché un milanese come me è chiaro che non può che essere felice quando ha la possibilità di lavorare dentro la cattedrale. Abbiamo illuminato due altari monumentali che tutti possono vedere, abbiamo utilizzato i LED, cioè questi prodotti innovativi che, come ho detto, permettono di avere veramente delle prestazioni notevoli, interessantissime. Io trovo che siano occasioni buone per gli architetti, perché sono situazioni in cui alla comunicazione, spero utile, viene affiancata il rapporto diretto con gli operatori, con le aziende, quindi il professionista che ha la necessità di risolvere un problema può qui trovare le persone attente che lo ascoltano e che danno delle risposte, cosa che è difficile avere in una grande fiera, cosa che è difficile avere magari anche in una struttura commerciale. Qui sono presenti gli operatori, anche gli operatori tecnici, spesso ci sono i titolari delle aziende, quindi persone preparate che possono essere veramente di grande aiuto per il professionista. Quindi sono soluzioni snelle, soluzioni che non impegnano in termini di risorse le aziende e che permettono al professionista di affrontare il suo lavoro, che è sempre molto impegnativo, magari con più agilità, con più comodità e con un risultato migliore.